Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. C'è un mistero, mi permetterei di dire un mistero buffo che abbiamo visto comparire, fare la sua epifania sui giornali e sugli schermi del computer o della TV. Il mistero è quello di Giorgia Meloni e di Ursula von der Leyen vestite esattamente alla stessa maniera. Avrete visto quelle immagini che ci mostrano la Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni vestite entrambe con tonalità rosa, ecco, le due vestali del neoliberismo oggi dominante in Europa, vestite allo stesso modo, sorridenti, scherzose, quasi come Thelma e Louise, ecco, le due Thelma e Louise dell'Unione Europea neoliberale. E questo ci dà un chiaro segnale. Direi che la narrativa è quella che continuamente ci propone, secondo i cliché del politicamente corretto, secondo i cliché del nuovo ordine mentale dominante, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen contrapposte. Giorgia Meloni è di destra, la Ursula von der Leyen è di sinistra, quindi conflittuali fra loro, oppositive, antagonistiche. Eppure il fatto che siano vestite allo stesso modo e che si abbraccino è l'immagine perfetta di come destra e sinistra, apparentemente opposte, siano in realtà convergenti nell'estremo centro neoliberale, che si finge, si sdoppia nel centro-destra bluette, nel centro-sinistra fucsia, ma questo sdoppiamento fa sì che le due parti siano in realtà due eguali determinazioni del medesimo. E questo loro riabbracciarsi, assumendo lo stesso colore, è l'immagine plastica del fatto che destra e sinistra si abbracciano e si confondono anche cromaticamente all'insegna del rosa come colore della globalizzazione neoliberale, arcobaleno, rosa, fucsia, bluette se di destra. Ecco. È un'immagine che mi ha fatto riflettere su questo mistero buffo del cromaticamente corretto dell'abbraccio fra le due Thelma e Louise vestite allo stesso modo, sorridenti e scherzose.